tu stavi per prendere un appartamento proprio nella Grenfell Tower. Sì, era praticamente accanto al centro dove lavoravo, quindi l'interesse era molto, molto elevato. Cosa ti ha convinto a non prendere più quell'appartamento? Beh, una manutenzione scarsa, una incuria, cioè c'erano detriti, c'erano spazzature ovunque, l'ingresso comunque era molto, molto spartano e con materiali di scarsa qualità. Le scale erano interne, cioè le scale di uscita di emergenza erano interne, non esterne. Quindi, Era quello che è praticamente successo. impossibile scappare. Ho cercato di trovare altre uscite di emergenza, però io ricordo per 2 volte che andai a visitare l'appartamento di aver preso gli ascensori che erano comunque abbastanza non dei più moderni, insomma. E queste scale, non dico pericolanti, ma comunque di scarsa qualità. E non ho trovato uscite e scale di emergenza esterne. Ho fatto una proposta al proprietario, ovviamente a ribasso, da agente immobiliare, era il minimo che potevo fare. E in questo caso, devo dire, fortunatamente non ha accettato la mia proposta. Sono delle case comunque destinate all'edilizia popolare. Pare che vivano anche 7 persone in 60-70 metri quadri e posso precludere sicuramente una carenza di manutenzione magari degli elettrodomestici o non so, perché pare dalle notizie che leggo su internet, pare che l'incendio sia stato causato proprio da un frigorifero del quarto piano. Però vedendo i pianerottoli pieni di oggetti personali lasciati al di fuori dei pianerottoli, ma boh, mi pare di aver visto anche degli elettrodomestici al di fuori dei pianerottoli, indumenti personali, abiti ad asciugare, perché comunque quel palazzo è privo di balconi, quindi le opzioni di asciugare gli abiti solo interna o al di fuori del pianerottolo. Quindi ho visto veramente la mancanza di regole quasi al limite della sicurezza.